Sembra tutto a posto, veramente un in bocca al lupo, a vederci all'arrivo, forza! Uno, via, buona gara, si prepara il numero 21. 5, 4, 3, 2, 1, via! Via! 3, 2, 1, via! Segue siciliano Di Meglio e Molinari. 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! A seguire numero 23. 4, 3, 2, 1, via! Alla partenza il numero 105. 3, 2, 1, via! Prossima a partire numero 41, Molinaro Armando. Allora, 3, 2, 1, via! Si prepari a salita, numero 1. 4, 3, 2, 1, via! Prossima alla partenza Iaccarino Gaetano, a seguire Stinca e Monti. 4, 3, 2, 1, via! Segue Stinca, Salvatore e Monti e Ferrara. No, via! A seguire Cefaliello Gennaro SD Comizia. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Prepari, 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossima alla partenza, Barone, AST Sirino Cycling Team, un atleta che proviene dalla Calabria. 1, via, buona gara! Prossima alla partenza dell'Angelo Giuseppe, USF Scandone. 9, 4, 3, 2, 1, via! Si prepari, Tofini. 5, 4, 3, 2, 1, via! Dopo il 13 si prepari, numero 8, 4, 3, 2, 1, via! Prossima alla partenza è il numero 15, D'Amico Alessandro. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 3, 2, 1, via, buona gara. Si prepari, Tello, Guglielmo, AST Gomizia. 5, 4, 3, 2, 1, via. Si prepari, numero 24, Tempone. 4, 3, 2, 1, via. Si prepari, Pecchia Stefano. 8, 4, 3, 2, 1, via. A seguire il numero 29. 4, 3, 2, 1, via. A seguire Calize. 9, 8, 5,
4, 3, 2, 1, via! Bocca al lupo! Quattro, tre, due, uno, via! Castellano alla partenza! Castellano alla partenza! A 9, 4, 3, 2, 1, via! A seguire Gargiulo! C'è Gargiulo!
fermate insieme a te.
giro. Allora, gentilmente, il terzo classificato, il sindaco di Forio, premia il terzo classificato, il signor Monzillo Onofrio della Kickoff Team. Un applauso per il signor Monzillo. Allora, chiamo il secondo classificato, signor Colletta Gaetano della SD Sirino Cyclone Team, che ha chiuso in 30.52, quindi un secondo in meno del signor Monzillo. Un applauso per il signor Colletta Gaetano. Allora, ritira il premio un compagno di squadra per il signor Colletta Gaetano. E primo classificato, scusate anche il nostro campanilismo, ma siamo contentissimi per Michele Scotto da Busco della Cicli Scotto di Ischia. Siamo un po' campanilisti, ma ci ha fatto veramente piacere che Michele abbia vinto il primo premio e la prima crono di Forio. Allora, premia il sindaco di Forio con il signor Tommaso, che ha fatto, esatto, l'orologio della festina per Michele Scotto da Busco. Ecco, anche un po' di fuochi per il nostro campione. Un applauso per Michele Scotto da Busco. Allora, vi ricordo che gli orologi sono della festina, sempre della gioielleria Il Gioiello di Panza, e sono i braccialetti di Cuba Gioielli. Per il primo assoluto, oltre all'orologio festina, c'è anche il premio proprio del gioiello che ha fatto il signor Tommaso per sempre Michele Scotto da Busco, e consegna il premio la signora Maria Grazia, insieme al sindaco e al signor Tommaso. Approfitto per ringraziare il comandante dei vigili con l'assessore Nino Savio e tutti i vigili urbani, perché veramente grazie a tutti voi. Comunque continua la premiazione, perché dobbiamo premiare anche gli altri di categoria. Continuate a mangiare, siamo qui con voi. Possiamo prendere la parola da questo piazzale Giovanni Paolo II, che è la nostra effigie, il nostro marchio turistico. La Chiesa del Soccorso è la parte più significativa del paese, non poteva che concludersi qui su questo piazzale una manifestazione meravigliosa, che io direi organizzata perfettamente. Poi lo lascio agli esperti dello sport, della bicicletta, poterlo dire meglio di me, ma io ho l'obbligo di ringraziare a nome di tutto il comune, l'amministrazione, l'isola d'Ischia, la ciclistica Forio, che con il presidente, non voglio fare nomi perché farei torto a qualcuno, ma tutti i soci dell'associazione ciclistica Forio Isola d'Ischia meritano veramente un applauso, un encomio per l'abnegazione che hanno posto nell'organizzazione, la meticolosità nell'organizzazione di questa corsa, che non era facile perché la nostra viabilità è abbastanza difficile, presentava diversi incroci, diversi pericoli, ma penso che tutto sia andato al meglio, e il fatto di non avere avuto incidenti penso che sia innanzitutto il primo premio per tutti quelli che si sono dedicati. Oltre a ringraziare la ciclistica, mi corre l'obbligo di ringraziare tutte le associazioni sportive che, anche se non partecipano alla bicicletta direttamente, ma quelli della pallavolo, quello del calcio, quelli della ginnastica, stavano tutti quanti in strada a dare una mano all'organizzazione, e quindi questo è veramente il senso della giornata sportiva nell'eccezione della partecipazione dello sport in quanto tale. Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i volontari, ma le associazioni volontari che hanno partecipato, soprattutto il mio comando vigili, che sotto la guida del comandante Russo ha sapientemente giostrato e ha liberato le strade dalle innumerevoli macchine che purtroppo ci annegano la bellezza del paesaggio e non ce lo fanno ammirare come oggi. È un'esperienza sicuramente da ripetere,
sicuramente tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ma l'esperienza serve proprio a migliorare. Mi auguro solo che tutti gli ospiti che sono venuti per questa occasione sull'isola d'Ischia partano dall'isola, da Forio, portando un pezzetto della nostra isola nel loro cuore e ricordandoci con affetto. Grazie di nuovo a tutti, auguri, buon appetito e buon prosecuzione. Grazie al sindaco Franco Regini di Forio. Adesso passo un attimo la parola a Michele Scotto D'Abusco, il vincitore della prima crono di Forio. Niente, ci tenevo a ringraziare soprattutto gli organizzatori di questa meravigliosa manifestazione e fargli i complimenti dal profondo del cuore, perché oggi avete fatto qualcosa di spettacolare su questa nostra isola. E mi dispiace soltanto per chi non ha creduto e non c'è stato qua con noi oggi, si è perso veramente una grande manifestazione, quella delle grandi occasioni, si respirava veramente una grande atmosfera oggi. Penso che meglio di così non poteva andare e vi faccio i complimenti dal profondo del cuore. Un grazie a Michele Scotto D'Abusco, il primo vincitore della prima crono di Forio. Grazie Michele. Occasione che ci avete proposto, ma ci sarà un futuro per questi ragazzi, non tanto per noi che siamo delle... Sì, magari. Caraiacolo, Carinetto di Donone, Denzi Baroni, Claudio Palesso, Francesco Caruso, Sacchi Cotroppo, Luigi Caruso, Filippo Ombo Soprano, Roberto Caruso Tromba, Antonio Iacono Tromba Sittemone, Nicola Tarantino Tromba, Vincenzo Sparini Tromba Sittemone, Francesco Iacono Tromba Sittemone, Marianne la Passante la voce, Francesco Patanaro alla chitarra e alla tromba. Non sapesse, sarebbe la categoria, signor giudice, dei più giovani, dei picciarilla. Secondo classificato Silvio Carlo del team Ciclo Scotto Ischia. Eccolo qua, stava pronto e mo se ne lleva. Vai, bravo, bravo, bravo Carlo, bravo, ti vedo che ti alleni, ma non ce la fai ancora, ci vuole ancora un po' di pane e mortadella, dai. Primo classificato Monaco Alberto del gruppo ciclistica Grottaglie Taranto. Questo è il fratello grande di quell'altra Vittorina, eh? Cugino di Monaco, grande.
allora in famiglia mangiate pane e biciclette. Bravo, bravo, bravo. Adesso ti... ecco, Francesco si sta facendo tutte le relazioni. Mi piace questa musica in sottofondo, dai, mi dà la carica per un'altra gara di bici. La voce è troppo alta, sto io che sto senza voce. Poi con gli occhi sotto, per forza. Grande. Allora andiamo un po' più veloci, così avete anche la possibilità di fare le emozioni. Terzo classificato, Esposito Marco. Cycling for All. Allora, il secondo classificato, Baratta Stefano, Team Ciclismo Sorrentino. Baratta Stefano, eccolo qua, Baratta Stefano, secondo classificato della categoria 2, quelli un po' meno giovani, Giuvincilla. E beh, giovani sono, dice nella categoria A3. Così, giusto per dirvi, ha chiuso in 32 minuti. Io manco la doccia, riesco a farmi in 32 minuti. Esatto, ci metto più tempo. Allora, adesso passiamo alla categoria A. Primo classificato, categoria A4. Greco Aniello del Cycling Team Daniello, eccolo qua con uno scatto felino grande, bravo Aniello. Allora passiamo alla categoria A5, 40-45 anni che ancora si vogliono mantenere in forma. Terzo classificato, scusate, di guida Luigi, ASD Domizia Bike, che ci ha onorato anche la Domizia Bike della loro presenza, bravo Luigi. Secondo classificato, Castellano Francesco, Team Ciclismo Sorrentino, da Sorrento, limoni e biciclette da Sorrento, grandissimi. E il primo classificato, ripeto, primo classificato, categoria A5, Martirani Mario, Team Ciclismo Sorrentino. Vai Mario, bravo. Allora, secondo classificato, categoria A6, Monaco Giovanni, GSC Grottaglie. Oh, signor Monaco, di tutto, di più, padre, figlio, cugini, tutti, grandi, grandi ciclisti, grazie. E il primo classificato della categoria A6, Tempone Giuseppe, ASD Velocifero. Adesso cominciamo a premiare le categorie toste, quelle là proprio tosti tosti. A7, terzo classificato della categoria A7. Mo vengono quelli più tosti, A7. D'Amico Domenico, CS Moscufo. Un ringraziamento al signor Domenico per essere stato qui a Forio. Secondo classificato, signor Tello Guglielmo, ASD Domizia Bike. Primo classificato, il guerriero della categoria 7, Marigliano Biagio, ASD Cilento Bike. Grazie, anche dal Cilento. Sì, sicuramente. Allora,
sarei. Yesterday my life was filled with rain. Sarei. Un attimo solo di pausa che... Allora, questi sono i gioielli messi a disposizione dal gioiello di panza del signor Tommaso, a cui facevo riferimento qui. Secondo classificato, signor Barone Domenico, ASD Sireno Cyclone Team. Primo classificato, signor Cefaliello Gennaro, ASD Domizia Bike. Allora, signor Cefaliello Gennaro, per una questione, per un problema tecnico, manca il suo regalo. Lo so, sembra che... Però ragazzi, voi state a Baia, veniamo da voi e ci mettiamo il regalo. Scusateci. Allora, diciamo pure che il signor Cefaliello... Scusa, Francesco. È un orologio festina, quindi vi diciamo già prima, non è che veniamo là con la pizza, ragazzi, veniamo con un orologio festina che deve avere il signor Cefaliello Gennaro. Eccolo qua, sta arrivando? Eccoti qua, bravissima Manuela. Allora, Manuela ha chiuso nel tempo di 41 minuti e 08 secondi. Un bel applauso a Manuela. Prima classificata, categoria donna, Valuzzi Eleonora, GSGT Meridiana, col tempo di 41.03. La prima, Francesco, non fare scherzi, che Eleonora ci rimane male. Brava Eleonora, bravissima, grazie di essere stata qui con noi. Grazie, ci ha fatto i complimenti, voi non sentite, ma tanti complimenti ci fanno per questa gara. Chiaramente sempre il signor Michele Scotto da Busco di Ischia, che ritira anche il premio, a parte come primo assoluto, come primo isolano. Vieni Michele, vieni, che ho visto che c'è la macchina grande stasera, puoi portare parecchi regali a casa. Allora, premia il presidente della ciclistica Forio, Giovanni Cigliano, grande presidente. Un applauso anche per il nostro presidente. Parte della ciclistica di Forio, grazie Ferdinando, campione italiano di categoria, ragazzi, vai tutti quanti alla foto con il nostro.
2